siamo alla Fiera Canina di Roma e siamo con il signor Roberto Francini. Roberto che mostra fiero dei volpini italiani, giusto? Sì, sì. Molto belli, molto affettuosi. Ci vuole dire qualche cosa su questa razza, su questa... È la più antica razza italiana, autoctona. La più antica razza di cani italiana. Sì, addirittura si sono trovate delle tracce nelle palafitte, perciò... Nelle palafitte... È una razza antichissima. Età paleolitica, si sì, può dire sì. Così, pensa un po'. Ma è dolcissimo come cane, proprio delicato. Nel centro Italia, sia in Toscana che nel Lazio, nel secolo scorso, era sì. Chiamato nel Lazio era chiamato il cane del Quirinale. Del Quirinale, sì, proprio. Perché il Papa, no? In antichità era il cane della nobiltà. Della nobiltà. Quando magari non c'erano molte razze diffuse come oggi, che si conoscevano pochissime, questo era il cane del Quirinale. In Toscana è chiamato il cane di Michelangelo, anche perché nel Rinascimento era un cane che andava molto di moda. Poi viene adoperato come un cane raffinato, quindi un cane. È stato dopo adoperato come cane da guardia, perché lo adoperavano anche i famosi barrocciai per la guardia del barroccio quando loro andavano in osteria. Perciò è un cane che oggi viene adoperato o per guardia o per compagnia. Meraviglioso, veramente. Io lo sto toccando, ma è morbidissimo, proprio. Sì, questo è un cucciolo. Sì, al pelo, ma anche un cucciolotto. È un cucciolo di 3 mesi. Di 3 mesi, tenero, tenero proprio. Ha un pelo da cucciolo. Meraviglioso. Grazie, complimenti. Qui abbiamo un altro. Bellissimo.